Allora ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, è stata una soddisfazione immensa, immensa per come è venuto. Questo è stato un campionato difficile, in qualche momento anche strano. Poi la svolta con Bettinelli. Io non so se Bettinelli, che è un mio amico da anni, sia un grande allenatore, però credo che abbia fatto qualcosa di veramente incredibile. E il merito di questa vittoria, di questa salvezza, credo che vada scritto soprattutto a lui. Non è un caso quella maglietta con grazie Betti, che è partita da un'idea della squadra. Ma tu che lo conosci da tempo, da anni, cosa ha toccato delle corde ai giocatori il buon Betti? Stefano è una persona assolutamente chiara, assolutamente leale, determinatissima. Lo ha dimostrato quando ha voluto affrontare questa carriera, superando anche momenti difficili, stando fermo. Eppure lui ha sempre creduto nel calcio, ha sempre creduto nella società, nel Varese e nella squadra. Credo che saper trasmettere queste sensazioni, questi valori sia stata l'arma vincente. Siamo con due tifosi del Novara. Onore al merito, onore anche alla squadra, onore anche a voi, perché in effetti avete lottato fino all'ultimo. Grazie, complimenti anche al Varese. Io mi sento di dire, vabbè, sono dispiaciuta, però forza ragazzi, si ricomincia, si riparte e l'anno prossimo torniamo in B di nuovo. Cosa è mancato secondo te quest'anno in voi che non ha funzionato? Domanda difficile. Questa è una domanda molto difficile, anche perché ogni volta era una nuova sfida, un gioco sempre nuovo, dei tentativi. Qualche infortunio esatto che non ci voleva. Comunque fino alla fine ci abbiamo creduto e anche stasera penso che l'abbiamo assolutamente dimostrato. Quindi... Grazie e bocca al lupo per l'anno prossimo. Per tutti quelli che ci hanno gufato. E questi sono soltanto due che ci hanno gufato, soltanto due. Grazie Varese. Grazie. Ok. Non ho più niente da chiedere, perché dopo una cosa di questo genere ti lascia senza parole, però una cosa te lo devo chiederti: ci hai creduto anche tu fino in fondo in questa salvezza? Non ho mai perso la speranza, mai. C'è un'intervista che lo dice già due mesi fa. Che hai questa speranza? Che non saremmo andati indietro, che ci saremmo salvati, l'ho detto e... Ecco, un merito va anche a Laurenza, che ha saputo poi portare avanti quest'anno difficile. Difficile, è stato difficile per lui, è riuscito, onore al merito. È un grande Bettinelli. Non ci sono parole. Ci siamo con un super tifoso, la mascotte del Varese, e con due che ci hanno dato una mano quest'anno con le statistiche, con la classifica, con tutte. Questa sera non parliamo di classifica, ma parliamo di partita. No, stasera parliamo solo di festa, festeggiamo la promozione con l'altro lato in Serie B, ci godiamo questo bel momento. Ecco, tu? Una salvezza un po' sofferta quando hanno fatto il 2-1, però il 2-2 mi ha subito tranquillizzato e da lì ho capito che era finita. Godiamoci un altro anno in Serie B, l'anno prossimo proviamo a migliorare e a raggiungere i play-off. Ecco, da domani poi si deve ripensare a dove si è sbagliato, poi ripartire. Sì, c'è da festeggiare fino a un certo punto, sì. Comunque con la rosa che avevamo quest'anno abbiamo rischiato di compromettere una stagione, perché comunque arrivare ai play-out è sempre rischioso contro comunque una squadra abbastanza forte come il Novara. Però godiamoci questo momento e poi iniziamo a progettare la stagione futura, cercando di capire dove abbiamo sbagliato in questa stagione. Adesso si riparte sia la pallacanestro che il Varese a rifare la squadra. Sì, direi quest'anno due stagioni nere da entrambe le parti, così come l'anno scorso si tratta di una stagione quasi perfetta da una parte e dall'altra. Ripartire non dico da zero, però capire davvero chi tiene la maglia, chi ha voglia di far bene, tenere questi elementi e costruire su di loro la squadra per la prossima stagione. Senti, tu sei stato degli spogliatori con i calciatori, ti hanno quante volte lavato? 20 volte. Senti, tu tutte le volte che sei venuto il Varese ha vinto? Più o meno. Dove, quando ha perso? Non ti ricordi, però la maggior parte delle volte ha perso. Il tuo idolo del Varese chi è? Neto. E stasera chi è che c'era nello spogliatoio che ti ha lavato più di tutti? Trevisan. Chi? Trevisan, perciò, ok. Allora, cosa dici? Forza Varese. Ale. Ok.